Buongiorno ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Questo video è difficile perché mi aprirò con voi con un problema che ho vissuto alimentare negli ultimi anni e soprattutto quello che ho vissuto negli ultimi mesi a livello sempre alimentare perché stavo male e ho dovuto riprendere in mano la mia vita. Per un motivo che voi su YouTube non avete visto, non siete stati partecipi dei miei problemi, quelli che sono più personali, anche se questi problemi erano diventati evidenti. E non so come ho chiamato il video, ma vi racconterò non solo come sono ingrassato tipo 10 kg, 11 kg facendo video su YouTube, mangiando senza controllo, ma soprattutto come ho perso 9 kg in 8 settimane per prepararmi a quella che sarà la mia gara di domani. Perché sì, dopo tanti anni, circa 5 anni, se non sbaglio, tornerò a gareggiare nel powerlifting. E attualmente peso più di quanto dovrei pesare in categoria, cioè potrei non rientrare nel peso, ma è stata tutta un'altra storia. La prossima clip la faremo qui con la mia compagna di vita. Ciao amore. Ciao, oddio. Sto preparando l'ultima cena prima della gara, l'ultimo pasto prima della gara. Sembrerà strano, l'ultimo pasto prima della gara, ma per lo più dovrà essere liquido e molto scarno di nutrienti in questo momento. Devo farmi 50 grammi di proteine e devo ancora bere 10 litri oggi. Ok, 50 grammi di proteine, comunque manco a dirlo, pure whey di bulk, ma questi sono al gusto cinnamon cereal milk, cannella e cereali al latte. Non voglio girarci troppo intorno, in realtà, ve la riassumo in una frase molto acchiappatitoli che potrebbero riusare contro di me, ma negli ultimi 5 anni circa con YouTube, facendo video food senza controllo, mangiando tanto e facendo tanti video, mi sono costati un po' la mia salute perché negli ultimi anni ho preso quasi 11 kg, 12 kg di massa grassa. Senza vergogna, vi lascio una foto di me qualche tempo fa, dove ero completamente lasciato andare dal punto di vista fisico, ricordandoci che io partivo da quest'altra condizione che vi lascio qui, che è quando facevo video su YouTube riguardanti il fitness. Ero così e per YouTube sono diventato così. Ma in realtà semplicemente è stato un mio problema dal punto di vista alimentare. YouTube non c'entra niente, probabilmente i video hanno influenzato un po' le mie decisioni, i miei sgarri, ma in fin dei conti è colpa mia e ho dovuto affrontare le conseguenze. Prima di tutto, ci tengo a dire solo una cosa. Se sono tornato ad essere quello che ero prima, se ho ritrovato la mia motivazione, se ho ritrovato la voglia di fare la dieta, di allenarmi, di stare bene, soprattutto fisicamente, evitare problemi dovuti al mangiare tanto male, lo devo a questa ragazza qui che tra esattamente 3 mesi la sposerò, diciamo, si sentiva fuori dal discorso più o meno. Qualsiasi cosa che abbia fatto lo devo veramente al 99% a Emily e quello che è stata la sua presenza nella mia vita. Ma un'altra cosa che mi ha aiutato tanto negli ultimi mesi, da novembre per l'esattezza, è stato Camizon, il mio brand di abbigliamento sportivo. L'ho creato perché sono appassionato di fitness, sono appassionato di palestra, però da quando l'ho creato si è tutto amplificato. Se voglio portare qualcosa di bello, dei prodotti di qualità per chi fa palestra, io prima di tutto devo allenarmi e essere un atleta al 100%. Quindi negli ultimi mesi vi sarete accorti che sul mio canale i video sono un po' andati scemando, parlo proprio di contenuti, cioè ho fatto sempre meno video, meno costante, ho abbassato il volume dei video e del cibo ingerito proprio perché io da un po' di mesi a questa parte mi sono messa a dieta. Ho deciso di mostrarvi la foto di 2 mesi e mezzo fa. Fine periodo bulk, fine periodo massa, ero così, 91,5 kg, ero grosso, forte, ma capapazza perché avevo mangiato. Ma adesso vi lascio il check di stamattina, che è questo qua. Questo sono io a 83,5 kg, ho perso esattamente 9 kg da queste altre clip di prima. Tutto questo perché domani gareggerò in una gara di powerlifting, la federazione più importante in Italia, la stessa dove gareggia Emily, dove lei è forte, mentre io non sono forte, non sto andando lì per vincere. Ci vedrete un video sul canale vlog che lo girerò domani, uscirà probabilmente da qualche giorno. Non sto andando lì per vincere, non sto andando lì per dire divento primo, secondo, terzo. Sto andando lì perché mi piace lo sport. Mi piace il powerlifting, mi piace quello che faccio, mi è piaciuto rimettermi in gioco, fare la dieta per rientrare nel peso. Mi sono riappassionato veramente tanto. Però comunque, scusate, mangio e poi vi dico un'altra, due cose importantissime che riguardano il motivo per il quale sono ingrassato così tanto in questi anni. Allora, mi metto un attimino a parlare qui tra me e voi, come se fosse quasi un momento privato, no? Tipo
dallo psicologo, e lo faccio perché io credo molto nel esorcizzare, togliere potere a qualcosa che ti ha fatto male, togliere potere a qualcosa che aveva potere su di te. Io trovo che parlare apertamente risolva metà dei nostri problemi, cioè se noi abbiamo un problema, la metà di quel problema è il tenere il peso dentro. Tantissime persone su YouTube me l'hanno commentato, me l'hanno detto, mi hanno offeso, mi hanno fatto tanto body shaming, perché nel corso dei 5 anni in cui ho fatto il food vlogger, in cui ho fatto più di 1 milione di iscritti su questo canale, inequivocabilmente sono ingrassato. Spiego al volo il motivo, perché non è che c'è stato tanto da dire in realtà. Non ho una buona genetica, se non mi alleno ingrasso, cioè non ci sono cazzi. Se io non vado in palestra e non mangio bene, ingrasso. Oltre questo, se mangio male, veramente se mangio così tanto male, a lungo andare accumulo e diventa quel grasso che non riesce a togliere, no? Anche andando a fare un po' di dieta e a correre. Diciamo, questo è il motivo per il quale sono ingrassato, perché ho smesso di allenarmi forte, perché la mia passione per la palestra è arrivata secondaria al cibo. Mi piace mangiare, mi piace sperimentare e provare cose, metto le mani avanti dicendo che culo che in vita mia sono riuscito a viaggiare così tanto, a mangiare, a provare tutti questi cibi diversi e averveli portati anche a voi su YouTube. Mi sono dovuto sorbire un po' le controindicazioni, perché non mandavate a fare la dieta. Cioè, fuori dai video, all'inizio facevo la dieta e poi dopo un po' ho smesso di fare la dieta fuori dai video. Semplicemente mangiavo e basta. Mi pento, sì, ma allo stesso tempo credo che più si sbaglia qualcosa, più in futuro diventa un insegnamento. Io adesso so dove ho sbagliato, non sbaglierò mai più. Tornerò a fare video food, adesso dalla settimana prossima partirò, ragazzi, preparatevi perché si vola in Turchia, ma non voglio dirvi altro, anche Napoli perché sto aprendo il ristorante, quindi preparatevi perché ci saranno tanti altri video, ma lo farò con testa. Dieta fuori dai video, sgarro solo nei video, ho ripreso in mano la mia vita, per farvi capire sono passato nel periodo in cui mi allenavo più ad avere quasi 85-90 battiti a riposo e con delle analisi del sangue che col tempo sono andate sempre peggiorando. Le ho fatte ultimamente sia l'analisi del sangue, che sono migliorate sia il colesterolo del sangue che altro, ma soprattutto in questo momento i miei battiti sono sotto i 60 al minuto, 55, e vi assicuro che per me conta tanto questo, perché vuol dire che mi sono allenato bene non solo a livello fisico ma a livello cardiovascolare. Non siete pronti a sentire questa cosa, perché da Giovanni Fois che fa video sul food non siete pronti. Io sono esattamente 2 mesi che non sgarro. 2 mesi esatti che non ho un pasto libero, non ho una ricarica, perché c'era bisogno di togliere grasso prima della gara, di togliere peso per rientrare in categoria, quindi ho fatto un cut, fatto bene, mi sono allenato forte e ho mangiato poco. Insieme al mio nutrizionista, che è Jacopo Sant'Angelo, che ringrazio perché mi ha aiutato a stravolgere di nuovo la mia vita. Jacopo mi allena sia dal punto di vista di powerlifting come preparatore che come nutrizionista, perché lui è un biologo nutrizionista, e posso dire ufficialmente che mi ha aiutato tanto. Quindi grazie anche a Jacopo. Signor Jacopo Sant'Angelo, ci vediamo domani mattina, anche perché questo video viene prima, vi sto preparando, perché domani ho un pasto libero. E non solo un pasto libero, ho il miglior sgarro, cioè proprio lo sgarro più buono che possa fare. Andremo nel mio ristorante preferito a Milano, dove negli ultimi mesi su Instagram mi avete visto fare un botto di storie lì, che mangiavo dentro sto posto, 100 storie in pochi mesi. Non l'ho mai condiviso perché non volevo far sapere a nessuno quale fosse il mio ristorante, ma domani ci farò il video, quindi lo vedrete, anche perché è l'unico posto in cui voglio andare dopo la dieta. Basta dieta, domani si va a sgarrare. Questo video serve anche a dirvi un'altra cosa, che dal prossimo video ricominceranno i format anche in giro per l'Italia per quanto riguarda il food. Quindi io vorrei chiedervi, mi scrivete un ristorante nei commenti, che ne so, un ristorante che vi piace particolarmente, che è il vostro preferito, quello in cui avete mangiato meglio in vita vostra, magari non deve essere sotto casa vostra, ma in una qualche parte d'Italia. Non mi scrivete la pizzeria di mio zio sotto casa. Vorrei qualcosa che valga la pena farmi un viaggio per arrivare a mangiarla. Quindi mi scrivete il nome del ristorante e la città in cui si trova, così mi faccio un'idea, li cerco tutti quanti, la scrivete qua sotto nei commenti e vediamo un posto speciale. Voglio un posto che mi convinca a partire, perché dobbiamo girare tutta l'Italia. E se volete più video food, più video in giro per il mondo, per l'Italia, altri viaggi,
altre esperienze assurde su questo canale, basta un like, veramente non costa niente, è un like e un commento. Detto questo, voglio dirvi una cosa super figa che potrebbe interessare a molti di voi, soprattutto chi si vuole allenare con me. Se volete allenarvi con me nel mio capannone a Milano, per chi non lo sapesse, ho una home gym abbastanza grande con tanti macchinari dove mi alleno tutti i giorni e sceglierò uno tra di voi per allenarsi con me al capannone. L'unica cosa che dovete fare è un qualsiasi ordine su Camizone. Non c'è una cifra minima da spendere, basta che fate un ordine, mi mandate lo screen dell'ordine che avete fatto su Instagram in direct e tra lunedì e martedì estrarrò un vincitore e pagherò tutto io. Il volo, il treno, qualsiasi cosa ve la pago io per venire a Milano e allenarvi con me. E pago anche il pranzo, non vi preoccupate. Se avete qualsiasi dubbio sulla taglia, scrivetemi in direct su Instagram che vi aiuto io. E sappiate che starei comprando magliette di alta qualità. Ci ho messo veramente tutto me stesso in questo brand, quindi andate nel link in descrizione, qualsiasi ordine facciate, mandatemelo su Instagram. Detto questo, siamo riusciti a tornare in forma. Rimarremo in forma perché adesso la dieta proseguirà fino al matrimonio, anche perché tra qualche settimana dovrò provare l'abito del matrimonio. Sono dimagrito perché volevo rientrare in un abito senza arrivare al matrimonio fuori forma. Ci vediamo nel prossimo video dove andremo a fare lo sgarro nel mio ristorante preferito a Milano. Ma se volete andare sul mio canale vlog, perché tra qualche giorno uscirà il video della mia gara. Andate a vederlo, cioè iscrivetevi perché così non ve lo perdete. Ciao ragazzi!